vedete letteralmente sepolta dagli scatoloni, ne ho davvero tantissimi, tantissimi qua davanti, ma pesantissimi, e perché finalmente vi faccio il video haul, ragazzi, di tutte le cose super super lusso che ho comprato nell'ultimo periodo. E vi anticipo che c'è davvero tanta tanta roba, ho fatto un mega acquisto come potete vedere da Chanel. E poi, questa l'ho presa a Milano, e poi ho fatto un altro super acquisto online da Luisa via Roma, c'è una cosina mio mio all'interno, poi ho fatto shopping anche da Louis Vuitton e tantissimo tantissimo shopping anche da Dior, c'è un'altra cosina sempre di Dior, sì, sono letteralmente impazzita con le cosine Dior e ho comprato troppa roba. Comunque, finalmente vi farò questo video haul, ragazzi, lo so, vi ho fatto aspettare tantissimo, bando alle ciance, apriamo subito questo pacchetto di Luisa via Roma, che non ho ancora aperto perché volevo aspettare, e tra l'altro questo video lo sto filmando praticamente in direttissima, lo vedrete, cioè lo filmo, lo edito e lo mando direttamente online, perché ieri non sono riuscita a filmare un video e non voglio assolutamente lasciarvi senza video oggi, e quindi cercherò di non fare troppi tagli, perdonatemi se non sarà un editing pazzesco. Allora, ta-ta-da, ta-ta-da, la scatoletta Miu Miu, che emozione, penso sia, no, è la seconda cosa che ho di Miu Miu, perché la prima sono le ballerine, quelle con i lacci che detestano tutti, sono, cioè tutti le odiano, piacciono solo a me al mondo, tiri, tiri. E questo, ragazzi, no, non è un paio di scarpe e non è una borsa, e già qui dite, Nicole, che strano, non sei tu se non acquisti almeno una borsa al mese, lo so, lo so, lo so. Comunque questo è, vabbè, a parte tutte le etichette, questo è un cerchietto che ho visto indossare a una blogger che seguo, lei si chiama Tamara, e spero, allora, lei ha tantissimi capelli super folti e scuri, ok? Quindi spero mi stia bene. E questo cerchietto appunto da un lato ha le perline, dall'altro ha questi strass. È molto molto bello, grazie al cielo lo sento anche parecchio leggero, perché mi danno sempre troppo fastidio le cose pesanti addosso. E stanno tornando tantissimo i cerchietti, lo sapete, si sono visti ovunque, fasce, cerchietti, eccetera. E quindi spero tanto che mi starà bene questo cerchietto, mal che vada, posso indossarlo con l'extension, quindi penso che, wow, è super 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 brillante, sono super super brillanti questi zirconi, insomma non so come chiamarli, e sì, e basta, l'ho trovato su Luisa via Roma, non so se sul sito Miu Miu, forse non l'ho trovato, boh, non sono sicura. Comunque a me è piaciuto tantissimo quando l'ho visto in una sua foto, in un suo video, tipo, me ne sono innamorata, ho dovuto assolutamente prenderlo. Molto spesso quando faccio acquisti di questo tipo di brand che magari ho più difficoltà a trovare, li prendo su Luisa via Roma, non so perché, e poi continuo a toccarmi i capelli, forse è il caso di smettere. Vabbè, proseguiamo, ragazzi. Allora, prima di passare a Dior, vorrei aprire con voi questo pacchetto Louis Vuitton. E questa è una cosina, non so se vi avevo già accennato all'acquisto che avevo fatto, mi sa che sì, perché l'ultimo haul che ho fatto vi ho detto che avevo comprato in realtà due cose, ma non mi era ancora arrivata, e la seconda non mi era ancora arrivata, e finalmente è qua, anche questo non l'ho aperto, ho aspettato di filmare questo video per vederlo, ok? Quindi la reazione sarà assolutamente in diretta, ed è, ta-taran, ta-taran, musichetta immancabile, ta-taran, ed è il porta passaporto con le mie iniziali, si può scegliere ovviamente le lettere, sembra ovvio, Nicole, e poi si possono scegliere i colori, e sul sito se ti fa vedere le combinazioni eccetera, io ho scelto la combinazione di rosa e bianco, purtroppo non c'era un rosa più chiaro ma soltanto questo fucsia, però credo sia molto molto carino, e ho il porta passaporto di Victoria's Secret tipo da anni e anni, e devo dire che come qualità non è niente male perché è durato, però volevo troppo avere questo, dietro è monogram molto molto semplice e dentro invece è, amo l'odore, e dentro invece è, vabbè, semplicemente marrone, amo 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 troppo, sono troppo contenta finalmente di averlo preso, lo so, io arrivo sempre tardi sulle cose, mi rendo conto che questi tutti li hanno da un sacco di tempo, però ragazzi, a me è iniziato a piacere adesso, che cosa vi devo dire. Poi, allora, apriamo assieme il primo pacchetto Dior, tan 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 tan. La figata di aprire questi pacchetti, questi acquisti li ho fatti presso la boutique di Venezia con la mia solita SA Anna, che saluto, che è sempre carinissima, veramente mi trova sempre tutto quello che voglio, e
una cintura. È una cintura che io voglio indossare alta, quindi l'ho presa piuttosto stretta perché ho la vita molto stretta, ed ha appunto sulla, praticamente sulla cinghia è a forma di D, ma non credo sia molto visibile per fortuna. In realtà inizialmente volevo, ed è anche appunto molto alta, in realtà volevo troppo la, e l'ho macchiata di rossetto naturalmente, in realtà volevo troppo la, quella più sottile con la cinghia CD, con la scritta CD di Christian Dior, ma poi ho visto questa, ragazzi, e visto che mi mancava proprio una cintura che fosse più spessa, perché oggi per esempio, non so se la vedete, ho quella di Gucci, ma è comunque più sottile rispetto a questa, e quindi volevo troppo averne una più alta, e per fortuna che era disponibile anche nella mia taglia, perché l'altra invece, quella con la scritta CD piccolina, quella più sottile, non era disponibile, avrei dovuto aspettare. Questa invece c'era, yes! Ok, tra l'altro voglio, finisco di filmare questo video e la sostituisco subito a quella Gucci, che è anche troppo larga. Poi, allora, all'interno, perché le cosine di Dior, allora, no, la cintura no. Cosa ho sbirciato? Ah sì, ho sbirciato questo. E quando ho aperto questo pacchetto, ho trovato un altro pacchetto all'interno. E mi sono detta, ma non ricordo di aver preso un'altra cosa. E poi, spacchettandolo, ragazzi, la mia SA è veramente la migliore al mondo. Mi ha fatto un regalo, cioè non ci posso credere. E all'interno, e io così tipo, no, oh mio Dio, ma che cosa c'è? Ma non mi ricordo di aver preso nient'altro. Insomma, all'interno c'è questo meraviglioso, oh, oddio, come si chiama? Mi sfugge il nome, ragazzi. Scrivetemelo nei commenti, oddio, mi sta sfuggendo il nome. Sono quei cosini per tenere il cellulare. Oddio, no vabbè, so come si chiamano ma non mi viene la parola, ed è appunto tutto color argento con il logo vintage di Christian Dior, meraviglioso, e mamma mia, non mi viene in mente come si chiama, e mi, cioè mi fa impazzire questa roba, quando mi viene in mente, cioè sapete benissimo quella parola ma non, cioè ce l'avete sulla punta della lingua ma non vi viene. Bonolis direbbe prova con le pugne. Comunque, scrivetemelo, vi prego. Poi, quindi, la ringrazio tantissimo per questo regalino. E poi apriamo insieme invece questo mega pacco gigante. Allora, questo fa parte, vi dico subito, della collezione autunno-inverno prossima. Quindi è un maglione in lana e anche parecchio pesante. Non riesco a capire se sia blu o nero. Io sono un po' daltonica a volte, secondo me è blu scuro, secondo voi? Ed è questo maglione parecchio lungo, molto carino, ha tutti questi dettagli tipo strappati, e mi piace perché posso indossarlo con le calze e con gli stivali, insomma, quindi fa anche un po' da maxi abito, se vogliamo dire così, e mi è piaciuto subito moltissimo, non ha loghi, niente in evidenza, quindi anche questo mi piace, e mi piace molto in generale l'abbigliamento Dior, ottima, vabbè, ovvio, ottima qualità, ma anche come veste su di me mi piace, quindi questa sono molto molto contenta, anche se vi giuro che dalle foto che mi ha mandato mi sembrava nera, invece secondo me è più blu scuro, però è molto molto carina comunque, anche con un baschetto e tipo magari rossetto rosso, stile un po' francese, così mi è piaciuto tantissimo. E poi, ragazzi, altra cosina, io veramente, cioè da Dior impazzita stavolta, e poi finalmente, aiuto, cos'è caduto? Ok, finalmente, ragazzi, è uscita la, allora, io volevo questa borsa da Mo, ok, però la volevo personalizzata, e fino a quando non c'è stata possibilità di personalizzarla, io non l'ho presa, e tadadan, sì, ho preso la borsa, come al solito non so mai come si chiamano le cose che compro, perché non, cioè, non ci sto attenta, ed è questa borsa shopper, parecchio grande e parecchio ampia, a dire il vero, vi faccio vedere, è molto grande, e da un lato c'è scritto Nicole, sono troppo felice finalmente di averla personalizzata, dall'altro c'è scritto Christian Dior Paris, è stupenda, avevo il dubbio se prenderla nelle nuove versioni che sono un pochino più accese come colori e con una fantasia un po' diversa, però questa è la classica, è di logo vintage Dior, come questo non ho nulla, quindi l'ho presa proprio originale, e c'è sia in versione blu che in versione rosso bordeaux, ma trovo che il blu sia più carino, un pochino più iconico, insomma, quindi ho preso questa, ragazzi.
dice finalmente ce l'ho. E poi credo di aver finito con Dior. Sì, sono andata molto veloce in questo video, che cosa ne dite? Finalmente passiamo a questo mega acquisto che ho fatto nella boutique Chanel a Milano, ragazzi. E tra l'altro non so quanto sia passato, ma secondo me sono passate almeno 3 settimane. E io, apprezzate l'impegno, ragazzi, e io ho lasciato questo pacchetto pazzesco lì senza aprirlo, perché volevo aprirlo con voi in questo video, ok? Volevo fare un unboxing vero. Allora, ta-ta-ra, sentite il gatto Dever in sottofondo che partecipa alla musichetta. Gatto Dever! Oh mio Dio, ok, scusate, starnuto. Amore mio! Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Spacchettiamo, dove si apre di qua? Tu-tru, tu-tru. Sì, se state pensando che si tratta di una borsa, ovviamente mi cade sempre tutto quello film, gli occhi. Se state pensando che si tratta di una borsa, avete ragione. Avete ragione, ve lo devo dire. Ve lo scrivete sempre, Nicole. Tipo nell'altro video, Nicole, in questo video non c'è niente di Chanel e nessuna borsa, mi sto preoccupando, sì, lo so. Allora, ta-ta-ra, ta-ta-ra, questa è la dust bag. Potete già vedere di che cosa si tratta. Ce la faremo a spacchettare. Voilà, perché è trasparente. E ok, qui c'è la card. E così potete vederla bene, ragazzi. Allora, io in realtà volevo quella con le perle, ok? Perché c'è la versione identica a questa, però con il manico fatto tutto con delle perle molto molto vistose, però era sold out, e quindi ho trovato questa che è appunto identica, solo che non ha il manico con le perle, e poi mi sono resa conto che probabilmente non avendo quel dettaglio con quelle perle così grandi, probabilmente l'avrei usata di più. E quindi, ok, la catena è tutta, devo metterla a posto, ok, e quindi alla fine mi sono detta ok, prendo assolutamente questa. In realtà volevo prenderla già dalla boutique di Venezia, però quando sono stata a Milano e l'ho vista dal vivo mi sono detta ok, la prendo qua, e l'ho presa. È stranissimo perché, lo vedete, io dalle foto quando la vedevo in giro non mi ero resa conto, ma è stranissimo perché c'è della sabbia all'interno, nascosta proprio tra, praticamente chiusa all'interno delle borse, insomma, avete capito? E c'è questo dettaglio molto estivo di questa sabbia che si muove, che mi fa impazzire, e quindi è una borsa molto molto unica nel suo genere. In realtà io l'anno scorso mi sono pentita un sacco quando sono uscite le borse Clear di Chanel, e ce n'era una verde con dei dettagli rosa, e io non l'ho presa, e questa cosa mi sono pentita tantissimo. Poi l'ho cercata quando ormai era sold out, ovviamente, e quindi quest'anno quando sono uscite le borse clear, trasparenti, mi sono detto ok Nicole, cioè non fartela scappare, datti una mossa, fai qualcosa, e quindi alla fine ho preso questa. Sono stata fortunata perché sono entrata nella boutique di Milano ed ho chiesto subito, non so che cosa sta facendo, ed ho chiesto subito se avevano ancora le borse clear, e Gatto Dever è impazzito, e mi hanno detto no, sei arrivata troppo tardi, no. Poi sono andata da un'altra SA e lei mi fa penso di sì, vado a controllare, esce e c'era. Quindi perché mi dite che non c'è se poi c'è? Non mi piaceva questo. Però in realtà no, perché mi hanno buttato giù tutte le speranze, tipo ah, io così vado, ma c'è, e lei sì, io tan, infatti c'era. E anche qui io veramente o sono daltonica, penso sia nera i risvoltini eccetera. Qua dietro c'è una tasca, che strana sta cosa, oh, mi devo abituare, però non lo so, mi è piaciuta tantissimo perché è comunque una borsa classica, ma è particolare, molto estiva, molto primaverile, ma posso sempre indossarla sinceramente anche in autunno, inverno, perché no? E iconica per questa stagione questa borsa, quindi non potevo assolutamente farmela scappare, e sono super 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 contenta di averla presa, anche perché ormai penso sia sold out più o meno ovunque, è molto difficile da trovare, quindi super super acquisto di oggi. E boh, questo e tutte le cosine veramente un po' esagerato, ragazzi, è un problema, aiutatemi, non sto scherzando. Comunque questo è
quanto, spero vi sia piaciuto questo video mia family, anche se non farò troppi tagli eccetera eccetera, comunque sono contenta perché finalmente vedevate quei pacchetti e quelle buste Chanel, Dior, mi scrivevate tutto il tempo, Nicole in ogni video, ma Nicole ma quando è che ci fai il video haul, quindi finalmente l'ho fatto mia family, e basta, bando alle ciance, questo è quanto, mi dilungo sempre troppo perché non voglio mai spegnere la videocamera, voglio sempre stare qua a parlare con voi perché mi piace filmare, mi piace fare video, mi piace sapere che voi ci siete per me e questo è importante, quindi niente, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani, mi sa, sì, domani, perché voi questo video lo vedete tra poco e quindi domani ci vediamo con un nuovo video. Bacio grande, ciao!